stupidi che sono intelligenti. La gente alla ricerca di lavoro, la nascita di mille comproro, il derby della mole vince il toro, i poveri si scannano fra loro. Non so chi abbia torto e chi ragione, la verità è soltanto un'opinione. Ricordo di una scritta sul portone: vietato fare il gioco del pallone. Grazie. E andiamo avanti sempre con una canzone, come si dice? Un pezzo, un brano, un movimento. Oh, un movimento dalla suite numero 1 di Bach, Corrente. Ho detto bene? Sì. Continua a scorrere dal nostro Tourette con un altro brano di Davide Bava. Non prendetemi per moralista o robe del genere, ho scritto una poesia sui ladri. Ma è ancora tutto da capire. Probabilmente realizzerò fra un anno. I ladri si innamorano spesso delle ragazze di altri, delle fidanzate di altri, delle mogli di altri. Non riescono proprio a farsi una ragione. Quando poi sono in prigione, ci sono donne che leggono il loro nome sul giornale e gli scrivono lettere d'amore, lunghe ore e ore di lettura, scritte con una calligrafia innocente e pura. I ladri si sentono liberi tra le quattro mura, anche quando ne ricevono solo una di queste. Circondate da bestie e assassini, secondini bastardi, rimangono sdraiati sulle loro brande appese ai ganci. Immaginano e rubano dai migliori film il ruolo da protagonista nelle scene importanti. Rapinano segretarie bancarie con occhi penetranti. Scassinano cassette strappando appuntamenti, prendendo come ostaggio i loro sentimenti.
hanno il profumo dei delinquenti, che intimidisce come una pistola puntata in bocca, striscia fredda contro i denti e blocca la mandibola. Stai zitta, non dire niente, metti tutti i soldi nella scatola, potrei ucciderti e farti a pezzi come una bambola. La vita è una sfida per i silenziosi, per i fantasmi che stanno in mezzo alle relazioni, che credono di essere i migliori, senza premi consolatori. E tu li preghi davanti a un silenziatore, lontano dalle regole. A volte c'è qualcuno che gode di più nel sentirsi debole. I ladri, quando si innamorano tra di loro, sono incapaci di finire il lavoro. Scappano, mollano tutto, vogliono cambiare vita e lasciano indizi sui letti, liquidi genitali secchi, impronte digitali sui muri bianchi. Si baciano negli aeroporti convinti che tutto quanto andrà bene. I ladri non fanno spesso una bella fine, mi spiace. La colonna sonora nelle ultime scene sono voci tremolanti, singhiozzi e sirene. Prima di presentare il prossimo ospite, ascoltiamo ancora un movimento. Sarà banda, maestro Gabriele Montanaro. Di questo progetto che è Backup, e nel fare ciò invito Renato Collodoro, che è un doppio ospite, e Davide Simonetti. Il primo, Davide Simonetti, è uno dei nostri soci fondatori, è un attore che ha fatto mille cose, l'avrete visto in giro per Torino fare più o meno di tutto, e oggi presterà la voce a un racconto di Renato Collodoro dal libro Tanto Umanité. E questo libro anche, il cui ricavato è destinato completamente allo stesso progetto con cui stiamo collaborando noi, quindi a scavare pozzi d'acqua in Etiopia. Vi invito a leggerlo perché è un libro molto bello e molto delicato. E quindi lascio la parola a Davide e poi a Renato, che ci spiegherà due cose su questo progetto a cui speriamo di essere utili almeno un po'. Grazie. Bene, con aspetto debilitato e forse ancora un po' verde e voce afflitta dalla febbre da fieno, e me ne scuso con l'autore, che vi leggo il brano Il Tourette da Tanto Umanité. Quel Tourette lì m'ha salvato la vita.
mi racconta un uomo con un forte accento piemontese, seduto su una panchina dove mi sono fermato anch'io, in un viale che costeggia il Po dall'alto e da cui si scorge la sua origine. È una bella mattina di sole e cielo terso, con i primi timidi germogli che ci confortano che il peggio è già passato. Due colombi si acquattano su un albero cospicente che, ancora nudo, non consente l'opportuna intimità, mentre i due passano dalle intenzioni ai fatti. Una coppia di anatre si lascia trascinare dalle correnti con la loro famigliola quando, alla vista dei due colombi, sembrano dire agli anatroccoli per distoglierli: piccolini, guardate da quest'altra parte della riva quanto è buffo quel cormorano. Scusate un attimo. Bravo! E voilà! Grazie! L'uccello, il cormorano, con il becco proteso verso le acque e le ali spalancate, è in posa per farsi asciugare dopo le immersioni mangerecce, cercando di tenere l'equilibrio contro la corrente a sfavore. Nel frattempo, però, la famigliola di anatre non si accorge di essere seguita da una nutria con la telecamera in testa, tipo lo squalo di Spielberg, di cui non si capiscono le intenzioni. A pochi passi dalla nostra panchina si sente uno scroscio continuo di acqua che sopraffà quello della corrente del fiume. È il Tourette, una delle tante fontanelle, circa 800 sparse in tutta la città, che da almeno un secolo dissetano i torinesi. È alto poco più di un metro e largo circa 50 centimetri, fatto in ghisa e colorato di verde scuro. Nella sommità c'è la testa di un torello con tanto di corna, dal cui muso esce ininterrottamente il flusso d'acqua. L'uomo è vestito come uno che si veste con quello che gli capita, senza cambiarsi di sovente e imbellettarsi per dover essere rispettabile. Lo conferma anche l'odore, mischiato con quello del fumo della sigaretta che ha tra le dita ingiallite e abbizzite, e dall'alito di vino che ogni tanto sorseggia da un cartoccio. Ha i capelli lunghi e lisci, con una fascia di tessuto che gli circonda la testa come fosse una pasce. Non ha barba, anche se non è fresco di rasatura. Gli occhi sono languidi, forse non solo per il vino, poiché ha uno sguardo mite, come lo è anche il tono di voce. È difficile dargli un'età. «Ne vuoi un sciorcio?» mi dice, porgendomi il cartoccio. «No, grazie. Ma che volevi dire che il Tourette ti ha salvato la vita? Mi sembra che tu preferisca il vino all'acqua.» «Fate ferb, mi su un barbò, mica un badola.» «Scusa, era solo una battuta. Non te la prendere, dai. Dimmi un po' del Tourette.» «Va bene, va. Neanche tu mi sembri un badola. Guarda questa carta d'identità. Che ci leggi nell'indirizzo?» La carta d'identità è molto consumata e la foto quasi irriconoscibile. Sul nome e sul luogo e data di nascita ci mette le dita sopra mentre me la porge. Non si legge bene, mi sembra via della casa comunale numero 1. «Bravo, sai dov'è?» «No, non mi sembra di averla mai sentita.» «Buon per te, questa via non esiste. Mi sono un senza fissa dimora, un senza tet, un clochard, come dite voi, perché sembra più romantico. Mi invece te dis che è solo un barbù e va ben parei.» «Ma come mai? Da quant'è?» «Lascia ste che è una storia lunga, non me la ricordo neanch'io. Parlava del Tourette, cale mei. Queste panchine qua sono un po' la mia casa. E con quel Tourette lì c'è una certa confidenza. Di notte il suo scroscio mi fa compagnia, sembra che mi parli. E anch'io ci parlo con lui. Di giorno, quando si vede bello chiaro il buon viso come oggi, come se volessi dimostrare tutto fiero, mi sono il padre del Po, sono io che faccio scorrere l'acqua. Mi sembra che il Tourette lo sfidi, dicendo calmane, su me che lo piscio tutto il giorno, sono io che lo riempio. C'è un bel caratterino il Tourette. E quando sente che spusso troppo, mi dice, vieni un po' qui a darti una lavata, servo mica solo per far bere quelli che passano i loro cani, che poi mi lasciano tanti strunset qui intorno, perché i padroni mica li tolgono. Sai che spussano più di te? Hai capito cosa mi dice il Tourette? Mi rompe anche le bale, ma io mi ci sono affezionato. Sì, ma com'è che ti ha salvato la vita?» Provo a insistere, pensando che stesse farfugliando per non so quale motivo. «Se mi fai andare avanti te lo dico. Se no, te ne puoi andare, Erbezze. Arrivederci, ne? Ti sto raccontando dell'amicizia che abbiamo. Ma cosa credi? A uno che ti salva la vita non gli devi riconoscenza.
Beviti un sorso di vino e rilasciati, che adesso te lo dico. Al mattino non bevo, ti ringrazio. Quando vuoi vai avanti, non ti interrompo più. Anche a me girano le balle quando mi interrompono. E poi mi sembra di cominciare a conoscerlo un po' anch'io, questo tuo amico. Chissà che non lo diventi anche mio. Schumma post, ci siamo capiti. Allora, veniamo ai fatti. La vedi quella panchina là, quella dopo il Tourette, quella tutta bruciata? Più di un mese fa, una notte che dormivo proprio lì, e me ne ero bevuti già un po' di questi cartocci qui, anche perché facevo un freddo della malora. Come fai a sopportare il freddo e a riuscire a riprendere il sonno e non pensare a quanto freddo fa? Comunque, quando ero nel piano del sonno, qualche picciu, sai quei bastardi fanatici che c'erano con i barbuni, i drugai, i negri, i zingari e tanti altri disgraziati, mi ha dato fuoco, sai? Nel sonno mi sentivo già tutto brusà, quando mi sono sentito chiamare dal Tourette. Svegliati e vieni ad abbracciarmi, mi sento solo, mi ha detto. Hai capito cosa mi ha detto? Mi vuol proprio bene il mio Tourette. Io mi sono svegliato che il cartone e la coperta sopra di me avevano già preso fuoco e anche il giaccone che avevo addosso. Non so chi mi ha dato la forza, forse il santo che protegge i Ciucatun. Scusate un attimo. In un balzo mi sono tolto la roba di dosso, lasciandola sulla panchina che ha continuato a bruciare, e sono andato ad abbracciare il mio Tourette. E così mi aspetto tutte le fiamme, anche se qualche bruciatura addosso mi è rimasta. Fortuna che se ne è accorto anche un tipo che tutte le sere porta il cane qui, uno di quelli che i stronzetti li raccoglie però. Ha chiamato la pula e l'ambulanza. Quei piccioli hanno pure beccati. Hanno detto i giornali che erano di buona famiglia. Ma se sono così quelli di buona, figurati gli altri. No, c'è anche tanta gente buona, né? E anche tanti bravi ragazzi. Sai che qualche giorno fa ho chiesto a un ragazzo, poteva avere 18-20 anni, di quei fighet, quelli della collina, né? Qualche centesimo. E lui sai cosa ha fatto? Ha comprato un pollo e l'ha fatto a metà con me. Vabbè, penso che lo facciano in tanti un gesto così. Non mi sembra così straordinario. Intanto non lo fanno così in tanti. Lascia ste, che te lo dico io. Fare il bonoma gratis. E poi è successo altro. Quando mi ha portato il mio mezzo pollo, e a ridaglie. Oggi va così. Sono come le vecchie radio, che ogni tanto saltano. Quando mi ha portato il mio mezzo pollo, ci ho chiesto se lo potevo abbracciare. E lui si è fatto abbracciare, e mi ha abbracciato pure a me. L'ha capito? Non me l'aspettavo proprio da un bel fighet parei. Sono contento. Anch'io ho un figlio di quell'età che bazzica da queste parti. Fossi il padre di quel ragazzo ne andrei fiero. Ma poi, a te com'è che è andata a finire? Sono uscito una settimana fa dall'ospedale. E già che c'ero mi hanno rimesso a posto anche un po' di cose, che ora sto meglio di prima. Ora sai perché il Tourette mi ha salvato la vita. Passo spesso da quel viale, ma quell'uomo non l'ho più visto. Il Tourette invece è sempre lì, sempre a sfidare il buon viso e sempre pronto a fare la sua parte con chi gliela vuole concedere. Lui c'è. Io oramai lo sento un po' anche amico mio, anche se ancora non ho cominciato a dialogare con lui. Tempo fa, su una panchina vicino a quella polleria e un'edicola, ho visto un mazzo di fiori e un biglietto che annunciava la morte di un barbone che in quella zona conoscevano tutti. E tutti ne parlavano con simpatia. Non so se fosse l'uomo che avevo conosciuto io, ma parlando con l'edicolante mi ha detto che si ricordava, che si riconosceva per lo sguardo languido e per una fascia nera in testa, come gli Apache. E inizia a grandinare. Finisce di grandinare, iniziano a suonare le nostre, avevamo due bravissime ragazze, arpa e voce, del Yemen Ensemble, perdonatemi il francese, cominciano a cantare e iniziano a suonare le campane. Quest'oggi abbiamo la Febbre da Fieno e la Filarmonica di Torino, che sono sempre qua la domenica, tra l'altro, se volete venire a sentire. Questo era il brano da Tanto Umanité di Renato Collodoro, che adesso inviterei qui a dirci due parole. Davide, intanto grazie per la lettura nonostante le condizioni. Sei stato più che ammirevole, visto insomma, la situazione in cui ti trovi. Bene, intanto grazie a voi che spero che abbiate ascoltato questo racconto.
grazie a Ferdinando che mi ha invitato. E quindi insomma mi sembra una bella iniziativa questa qua, quella di radunare delle persone intorno a una fontana e a un progetto ancora di più, perché insomma è vero che abbiamo tutti bisogno di abbeverarci e non solo di acqua ma anche di buoni propositi e buone parole, e quindi insomma penso che sia una bella iniziativa, simpatica questa qua del Toretto umano. E quindi insomma mi viene in mente una cosa a proposito di cultura, no? Si dice che con la cultura non si mangia, ma a volte è vero, a volte no. In questo caso mi sembra che sia vero, perché quelli che l'hanno organizzato e che partecipano come artisti non penso che prendano niente, no? Quindi questa è una cosa ovviamente meritevole. In questo caso però la cultura fa mangiare, perché visto il progetto, no? Quello di contribuire alla realizzazione di pozzi d'acqua in Etiopia, che è un progetto che io sostengo da diversi anni, dal 2009. Lo faccio organizzando delle cene nei miei ristoranti, lo faccio organizzando delle presentazioni dei libri, vendendo i libri. Il principio poi per me abbastanza importante e coerente è quello di non avere nessun tipo di rimborso spese. Questo insomma non per atto di bontà ma semplicemente per coerenza, visto insomma tante cose che si dicono in giro e poi rimane sempre ben poco, no? E quindi insomma un po' questo è quello che cerco di promuovere, sia attraverso appunto queste iniziative sia divulgando la situazione in cui si trovano ancora molte persone nel globo. È a posto? No, perché poi finisce che il coso di plastica vi distrae un po' dall'attenzione. E considerate che in Etiopia quest'anno c'è la più grossa siccità degli ultimi 60 anni. E se tutto va come non dovrebbe andare, ma probabilmente andrà così, e se il prossimo anno, quindi durante la stagione delle piogge, che è a giugno e luglio, ci sarà di nuovo, non pioverà, la siccità diventerà un'emergenza umanitaria come c'è già stata 11 anni fa e ha fatto più di 1 milione di morti. Quindi insomma questo è quello che stiamo cercando di fare. Considerate che io normalmente l'approccio che ho con le persone che vengono ad ascoltare o a partecipare alle varie iniziative non li considero mai degli spettatori passivi, perché non mi piace quest'idea di avere dei protagonismi e delle persone che passivamente sorbiscono una situazione di cui magari non sono interessati o comunque gli provoca né piacere e a volte anche distrazione, e quindi li considero sempre dei compartecipi. Però ognuno deve avere un modo di compartecipare, no? E di contribuire e di sentirsi protagonista. In questo caso è quello di mettere qualcosa nel bussolotto, perché le cose gratis secondo me finiscono dove inizia una buona intenzione e si inaridiscono proprio perché manca poi un impegno comune. Allora le cose belle e importanti si fanno e si realizzano se c'è un impegno comune, se no c'è chi tira, chi si fa tirare e chi scende dal carro, e questo non è di cultura proprio niente a che fare. È meglio andare a cantare Oi Vito, Oi Vita Mia, che fa più felice di tutti, più sereni e tutti più contenti. Io vi ringrazio e do a voi la possibilità di contribuire in qualche modo. Grazie. E un po' da lui abbiamo imparato insomma come gestire queste situazioni. Effettivamente noi non tratteniamo nulla di quello che voi mettete, le spese le sostiene la nostra associazione, vale a dire noi, perché siamo nati a novembre, il 25 novembre è nata Retroscena, la nostra associazione culturale. Oggi siamo qui perché ci crediamo, quindi sostanzialmente il messaggio che vogliamo portare oggi a Torino è sì di cultura, sì di bellezza e d'esempio. Andiamo avanti con un altro movimento dalla suite numero 1 di Bach per violino solo, Minuetti. Thank you.
Francesco Deiana a dare acqua al Toretto. Grazie, io finisco le mie tranche di lettura dicendovi tre sonetti su dei filosofi. Io sono laureato in filosofia, ho la grande passione per la filosofia e ho scritto un libro che si chiama Storia della filosofia a sonetti, in cui praticamente ho riassunto il concetto principale o l'informazione più importante di 72 filosofi, tra cui ci sono un po' i più famosi, dovrei averli beccati: Socrate, Platone, Kant, Hegel, fino ad arrivare alla contemporaneità. Vi propongo tre che sono secondo me abbastanza esemplificativi di vari periodi storici. Il primo è dedicato a Socrate. L'oracolo di Delfi aveva detto che lui era fra tutti il più sapiente, nonostante si sentisse in difetto. Cominciò così a chiedere alla gente cosa volesse dire quel concetto. Ma nessuno fu più intelligente di lui, che una volta al loro cospetto riconobbe di non sapere niente. E fu così che la mente astuta di grande intelletto dovette cadere, bevendo in coscienza la cicuta, ribadendo così a intere schiere la verità da lui riconosciuta: sapiente è chi sa di non sapere. Poi adesso vi dico un filosofo italiano. Sono pochi alla fine i filosofi italiani che si studiano all'università, però uno di questi fortunatamente si fa ancora ed è Giordano Bruno. Dice il grande filosofo di Nola: nella sua intrinseca differenza, il tutto risulta una cosa sola. Non c'è alcun centro né circonferenza nell'universo, non c'è conoscenza se non quella che va oltre la parola, oltre i confini della stessa scienza, per la quale il filosofo si immola. Il fine ultimo dell'essere umano è fondersi nella natura, fuori dagli schemi posti dal Vaticano. Filosofo degli eroici furori, lo ricorderanno Bruno Giordano, morto sul rogo a Campo dei Fiori. L'ultimo sonetto che vi propongo questa sera è forse uno dei filosofi più influenti, che hanno più influenzato il Novecento, filosofo però lui è del secolo prima, ed è Friedrich Nietzsche. Esiste in noi un che di viscerale che rompe i ponti con la tradizione. Il cristianesimo e la morale non sono altro che depravazione. Essere al di là del bene e del male, compiere una vera trasmutazione. Poi l'eterno ritorno dell'uguale e la forza dell'interpretazione. Il vecchio deve essere superato, così come il celebre passo illustra: Dio è morto, lo abbiamo ammazzato. Amare il nostro destino ci frustra, ma l'uomo in superuomo è mutato,
e Nietzsche è diventato Zarathustra. Grazie. Io vi invito a dare un'occhiata al libro di questo signore che meriterebbe di essere portato nelle scuole. Lui ci sta provando, ma come tutti gli insegnanti sta andando benissimo. E quindi appunto vi invito a dare un'occhiata a tutto quello che fanno i nostri artisti di oggi, perché vale veramente la pena. Lascio anche i biglietti da visita del progetto Backup per chi fosse interessato ad approfondire, vale la pena anche questo. Andiamo avanti ancora con una giga. Facciamoci sta giga, va. Siamo in chiusura, inviterei ancora per un ultimo rapidissimo pezzo, un ultimo rapidissimo brano, Davide Bava, che ringrazio anche lui, Radio Blue Note. Grazie, siete tutti invitati a mettere mi piace sulla pagina Radio Blue Note e Poetry Club con Francesco Deiana. Io, a me piace fare le casse. Facciamo qualcosa. All'inizio di Corso Giulio Cesare c'è un hotel, il Cuscino di Venere, ha solo 4 camere, arredate da un letto, un piccolo sgabello e la finestra per buttare la cenere. Ci sono certe sere dove c'è qualcuno stanco della vita che si spara un colpo e ho dimenticato la poesia. Ripeto, scusate. All'inizio di Corso Giulio Cesare c'è un hotel, il Cuscino di Venere, ha solo 4 camere arredate da un letto, un piccolo sgabello e la finestra per buttare la cenere. Le cameriere lavorano con divise nere e un grembiule bianco, si muovono su delle ciabattine con il tacco alto, non parlano l'italiano ma cercano di farsi capire. Ci sono certe sere dove c'è qualcuno stanco della vita che si spara un colpo. Loro subito dopo il botto vanno a pulire, trascinando il corpo nell'apposito bidone giù in cortile. Altri clienti, nel corso degli anni, si sono addormentati fumando la sigaretta elettronica, incendiando i loro abiti e la coperta sintetica, risvegliandosi mezzi carbonizzati, protagonisti di un'opera lirica. Un detective sa sempre come trovare la data di scadenza sotto la vittima. Così faccio io, con questa scatola di cioccolatini che ho trovato in un parcheggio dell'autogrill. Alla fine l'ho regalata ad una zingara. Lei mi ha letto la mano in cambio, ma mi ha detto tutte cose che sapevo già, che vorrebbe cambiare vita, diventando una casalinga. Poi alla fine, prima di andarsene, mi ha mostrato la sua lingua. Era stata tatuata dal demonio. Il ritratto era la foto del nostro matrimonio. Colgo l'occasione per ringraziare di nuovo tutti i partecipanti al Torrente Letterario. Si può dire il primo normale in condizioni umane.
C'è anche Carlo Molinaro, che è stato uno dei protagonisti del primo Torrente Letterario, stoicissimo sotto la pioggia, sotto la grandine, quindi ringrazio anche lui adesso che c'è gente a sentire questo ringraziamento. Quindi Davide Bava, Francesco Deiana, Renato Collodoro, Davide Simonetti e ovviamente il maestro Gabriele Montanaro, il progetto Bacà. Inviterei il maestro a suonarci un ultimo pezzo per la chiusura e poi ovviamente invito voi a partecipare al nostro progetto e sostenere la costruzione di pozzi in Etiopia in collaborazione con l'associazione Butterfly Ombus. Grazie a tutti per aver partecipato a questa piccola nostra gioia torinese. Grazie. Oh, oh, oh.